girano le ruote, Giro d'Italia, Giro d'Italia. Il Giro d'Italia che fa tappa a Fano crea una grande aspettativa, ma per quella data, che è appunto il 16 maggio, ci sono tante altre iniziative collaterali che creano ancora di più una tensione per questa grande manifestazione. Giacomo Grandicelli, che cosa si aspetta? Allora, noi come Proloco chiaramente abbiamo deciso di sposare questo evento che si chiama Aspettando il Giro, dove abbiamo praticamente cercato di coinvolgere tutta una serie di associazioni culturali e sportive, le associazioni di categoria, e la cosa che sicuramente ci ha fatto ancora maggiore piacere, il coinvolgimento dei quartieri, perché abbiamo avuto anche molti quartieri che si sono appunto legati a questo evento, dove ognuno di loro ha praticamente deciso di fare determinate manifestazioni durante le 2 settimane prima del Giro, ma anche andando oltre. E praticamente gli eventi incominceranno il 4 di maggio fino ad arrivare addirittura al 26, perché il tutto è legato anche a uno dei cluster chiaramente di Fano, che è Fano Outdoor, e dove praticamente sono collegate anche degli eventi non propriamente sposati col giro, però che comunque lo anticipano e lo posticipano, rendendo la città ancora più attiva per quanto riguarda la bellezza di quasi 3 settimane. Quindi è una cosa sicuramente molto bella, perché abbiamo deciso di fare una maglietta celebrativa dove di lasciare come ricordo, ma soprattutto per dare un simbolo a tutti i partecipanti che verranno, che svolgeranno tutta una serie di attività. Poi tutta una serie di attività, valorizzeremo molto il Pincio sia prima che durante il giorno del giro, tanto che verrà allestito una pista di pump track più altre attività che partiranno o arriveranno direttamente al Pincio. Verrà animata comunque anche tutta la città e anche, come ho detto prima, anche i vari quartieri, ma soprattutto il clou. Arriveremo al giorno 16, che sarà il giorno più importante, dove c'è la tappa vera e propria, l'arrivo della tappa che arriverà indicativamente a zona Pincio, dove l'ente organizzatore, che è l'RCS chiaramente, diciamo farà un po' tutto suo per quello che riguarda la zona Pincio, però sarà, diciamo, un villaggio, chiamiamolo così, dove tutti quanti avranno la possibilità di poter venire e vedere il giro in maniera molto molto singolare, perché insomma la tappa arriverà proprio qui a Fano, che è una cosa particolare. Un'altra informazione non poco da conto, in primis un'ordinanza che verrà fatta per quanto riguarda il giorno del giro, dove tutte le scuole di ordine grado verranno chiuse per la città e per le periferie della città, ma soprattutto verrà poi pubblicato successivamente tutto quello che riguarda la viabilità. A titolo informativo, nei libricini dove rilasciamo il programma troverete anche il percorso del giro. Queste cose le troverete sui vari siti internet del Comune di Fano, le troverete sui social e i siti internet della Proloco e Destinazione Fano, li troverete nei vari punti ricettivi della città, ma soprattutto per quello che riguarda anche gli IAT e gli uffici informazione della città.